L'onore e il rispetto 5. Anticipazioni e trama terza puntata. Patto di sangue tra Fortebracci e De Nicola. Tonio Fortebracci ha recuperato finalmente la memoria e con essa, purtroppo, anche ricordi dolorosissimi appartenenti al suo passato. In primis, la morte della moglie Carmela, avvenuta circa 2 anni fa durante la tremenda sparatoria in Svizzera, e presumibilmente anche di Antonia e del piccolo Jonathan, nonché del suo migliore amico Ricky, sempre pronto a spuntare all'improvviso nelle situazioni più complesse e complicate. Le ultime battute della seconda puntata ci hanno mostrato Tonio letteralmente in trappola. L'uomo ha raggiunto un vicolo di Sirenuse dedito allo spaccio di armi e droga per acquistare una calibro 38, ma sul più bello è stato tradito da un picciotto che, dal momento che Ettore ha messo una taglia su di lui, non ha esitato ad avvertire il padrino riguardo alla presenza di Fortebracci in città. De Nicola e i suoi scagnozzi hanno prontamente raggiunto l'ex padrino con un unico intento: ucciderlo. E adesso ricolleghiamoci alla trama del terzo episodio. Qualcosa va storto. Ettore non riesce a uccidere il suo acerrimo nemico. Infatti gli spoiler lasciano intendere che i due alla fine, forse dopo un duello, stringono un patto di sangue e di odio. Presto ognuno avrà quel che si merita. A vincere sarà il più forte. Ettore, sempre più spavaldo e incattivito, desideroso di diventare il capo, un boss temuto ed indiscusso, assesta un duro colpo a tutti coloro che lo hanno tradito in passato, e non solo. Rosalinda, intanto, finisce per litigare nuovamente con lo zio procuratore, che vorrebbe farla sposare al più presto con il nipote di una nota contessa della zona, per siglare un accordo molto allettante dal punto di vista economico. La ragazza, decisa a non piegarsi ai voleri della madre e del corrotto trapanese, sfidando i pregiudizi del tempo, raggiunge Ettore e gli fa una proposta impossibile da rifiutare. Tra i due inizia una storia d'amore, torbida quanto passionale. I due si apprestano a diventare il Romeo e Giulietta della malavita organizzata. Rosalinda, desiderosa di riscattare la sua posizione, di ribellarsi alle rigide imposizioni maschiliste della sua famiglia, si inserisce, contando sull'appoggio di De Nicola, negli affari sporchi di Sirenuse, dando filo da torcere persino a Tonio. Tonio Fortebracci riesce finalmente a ricordare la password del suo conto bancario in Svizzera. Adesso ha il denaro utile per sbaragliare Ettore De Nicola e i suoi nemici. Ettore, insieme alla sua donna, riesce a carpire nuove preziose informazioni per tendere un nuovo e pericoloso agguato a Fortebracci. I due innamorati si recano poi sulla tomba della Tripolina, la madre di Ettore, e qui, in un turbinio di sentimenti contrastanti, stringono un patto importante. Tonio, però, ancora una volta, sfugge all'ennesimo attacco del suo nemico, alle grinfie del pericoloso padrino, e non solo. E abbandonato da tutti, riesce finalmente a ricordare la combinazione numerica di un conto bancario depositato in Svizzera, il conto che custodisce il tesoro della mafia, di cui un tempo lui ne era il solo beneficiario. Con i soldi in tasca, Fortebracci può adesso giocarsi tutte le sue carte per ottenere la sua rivincita personale e mettersi sulle tracce di Antonia, Ricky e del suo figlioletto. I tre sono veramente saltati in aria, come affermato da Ettore De Nicola? Per chi non lo ricordasse, nella scena finale della quarta stagione, mentre Carmela e sua zia venivano letteralmente trivellate dai colpi di arma da fuoco dei sicari di De Nicola e di Don Lino e cadevano ormai prive di vita sulle scale della lussuosa villa elvetica, Ricky e Antonia, quest'ultima con il fratellino tra le braccia, salivano frettolosamente in una macchina
lasciando presupporre a noi telespettatori un lieto fine, almeno per loro. Secondo De Nicola, tale macchina però esplosa in aria. Dobbiamo crederci? Ettore si sbaglia di grosso? Questo lo scopriremo nel corso delle altre 5 puntate rimanenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.